Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camari. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like, che è importante. Oggi vi presento la modifica che ho effettuato per migliorare l'asse X. Questo componente che ho stampato già in precedenza, l'ho dovuto modificare per adattarlo con una vite da 4 mm e il cuscinetto con i denti, che è importante perché ha una maggiore presa durante il movimento della ciglia. Prima di continuare vi mostrerò alla fine del video una modifica che ho applicato per evitare che la nostra scheda madre si possa rovinare nell'inserire ed inserire la scheda SD quando andiamo a caricare i nostri progetti. Quindi andiamo avanti. Questa è la modifica di cui vi parlavo prima, per evitare che la nostra scheda madre si rompa. Questo pezzo qui l'ho realizzato io, adattando il pezzo a un altro tipo di adattatore. Questo qui è per MMC, ovviamente utilizzando un adeguato adattatore si può inserire l'SD. Ho preferito questo tipo qua, l'ho preso da Ali, perché se qualcuno mi passa una memoria MMC piuttosto che una memoria SD, la posso utilizzare ugualmente con la mia stampante. Come si procede? Questa qui non è altro che una prolunga che va applicata alla nostra stampante. Quindi qui in questo modello di stampante, che questa qui il modello Tartara, ho un foro su una lamiera, quindi vado a passare il connettore nel foro e apri questo qui precisamente nella parte alta della stampante. Ovviamente per garantire una certa stabilità gli andrò ad applicare un silicone trasparente al suo interno, in questo modo mi garantisco che non si andrà a staccare quando utilizzerò delle memorie SD. Ecco qui. Il silicone in questo caso è l'unico che mi abbia dato dei risultati soddisfacenti. Ecco qua, applicato il silicone. In questo caso ho utilizzato il Patex. Quindi passiamo il nostro cavetto. Questo qui è circa 45 centimetri. Se vi interessa, magari vi metterò il link di questo prodotto in descrizione. Ecco qui. Non so, vabbè, per adesso parlando di passacave e altro non ho delle idee. Se avete qualche suggerimento mettetelo nei commenti, a magari potrò migliorare anche questo aspetto un po' estetico, un po' grossolano. Quindi queste sono le uniche due modifiche che ho fatto a questa mia stampante.
Io spero che vi possano essere utili, anzi questa qui mi sarà utile sicuramente, questa non so, è soggettiva, a me mi sarà molto utile perché così sono sicuro che non andrò a stressare, a rovinare l'alloggiamento della mia scheda madre. Vi auguro a voi e a tutti una buona giornata, arrivederci.